festeggiare proprio in questo luogo da dove è nata poi l'idea del premio Bianca da Porto, perché il premio è nato qui, esattamente in questa associazione. E poi niente, vedere tanti uomini di buona volontà che partecipano a un ideale, e poi il più bel regalo, diciamo, che il premio può avere, perché sono persone, io li chiamo gli eroi, no? Gli eroi della cultura, che portano avanti un ideale, che portano avanti una possibilità anche per gli altri, no? Per quante persone, quante cantautrici innanzitutto hanno attraversato, diciamo, questo premio, proprio qua nella città di Aversa, quindi non possiamo che essere felici di questo. Praticamente lui coordina il gruppo che accompagna le nostre finaliste ormai da anni, e eccolo qua con noi. E tra l'altro loro si hanno riproiettati all'ultima edizione del premio, perché hanno proposto Guarda Stelle, che è una delle più belle canzoni scritte e cantate ovviamente da Tony Bungaro, che è un ospite fisso ormai, non so chi sa chi sia Tony Bungaro, comunque se non lo dovesse sapere si fanno informare, perché non c'è tempo per spiegarlo. Detto questo, niente, io volevo ringraziare tutti, in particolare il sindaco, per l'opportunità che ci ha offerto questa sera, e niente, come dicevo prima all'intervista, che praticamente poi meno male mi hanno levato il microfono, perché altrimenti la cosa sarebbe andata per le lunghe, è un modo, nonostante in realtà la musica che proporremo questa sera è chiaramente lontana, no, da quella che è praticamente al centro del festival Iommelli Cimarosa, è comunque un modo per riaffermare la vocazione di Aversa a città di musica. Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui a qui. Tra l'altro poi adesso è un posto che frequentiamo abbastanza, l'amicizia con Gaetano da Ponte, il premio Bianca da Ponte, insomma. Fausto è, come sorella, è il direttore artistico, ma io spesso vengo come avventore, perché ho cantato lui, è una musica diversa, certamente da quella del Settecento, il festival di Iommelli Cimarosa c'è. Beh, sicuramente, noi veniamo sicuramente da quella cosa lì, cioè veniamo dalla musica italiana, la musica campana, però siamo cresciuti in altre epoche, siamo contaminati con tante altre cose, infatti il progetto mio e il nostro sorella è un progetto di contaminazione, un progetto che parte appunto dalla nostra, dalle cose della nostra terra e poi si allarga. Ma che fai, canto solo? È un musicista, ha conosciuto Bianca, quindi è stato veramente fortunato, ed è l'attuale direttore artistico di questo premio, di questo festival di Iommelli Cimarosa, che gli Iommelli Cimarosa sono tornati proprio ad Aversa, che in realtà, ed è nell'ambito di questo festival che c'è l'amministrazione, finalmente si è, come dire, ricordata di questo premio che noi facciamo, non in questa, perché già se ne è andata, però ecco, dando la possibilità di utilizzare anche questo spazio. È sorta di incontro tra amici, tra persone che aspirano a dare un contributo in questa iniziativa straordinaria, e quindi il premio da Ponte riportato all'interno dello scenario del festival Iommelli Cimarosa mi pare che dia un ulteriore riscontro
a una prospettiva di possibili interazioni tra diverse iniziative che sono nate in città, mai congiunte in un unico obiettivo. Oggi forse ci siamo, questa storia che abbiamo cercato di mettere in campo con il Festival di Omelli Cimarosa è la storia del futuro della città. C'è una città che si unisce, che ragiona, che discute, si confronta sul piano delle nostre storie, tradizioni, la nostra cultura, e quindi rivendicando quanto c'è stato nel tempo anche espropriato da una realtà sicuramente di maggior resistenza, ma noi dobbiamo avere questo ardire, recuperare quanto evidentemente possiamo e dobbiamo recuperare in termini di, appunto, di manifestazioni che ricordano i nostri grandi. Omelli Cimarosa sono i due più grandi per affermazione ormai europea della musica del Settecento napoletana, e quindi Aversa si appropria dei propri uomini e dei propri simboli.